Chi ci crede di costruire una contea in Abruzzo? Nicolas Gentile è una persona che ha deciso di realizzare un sogno. Io avevo iniziato a seguire la pagina che aveva circa 20.000 like ed era comunque qualche mese fa, adesso sta a 120.000. L'obiettivo di Nicolas non è diventare un influencer come si direbbe oggi, lui ha l'ambizione di diventare un hobby. E noi l'abbiamo conosciuto circa un paio di anni fa da YouTube. Magari mi accaparrerò una mia piccola casetta hobby. Nicolas, rimediami una casetta. Io mi chiamo Nicolas Gentile e sono nato e vissuto a Bucchianico, in provincia di Chieti, qui in Abruzzo. Allora, ragazzi, cominciamo a mettervi in fila a gruppi che dovete venire qua, vi devo dare la vostra famiglia Hobbit. Siamo nella Contea Gentile e stiamo per festeggiare il compleanno dell'Hobbit più conosciuto di sempre, che non sono io, ma è Bilbo Baggins. Ci sono 400 e più Hobbit da tutta Italia che si incontreranno proprio qui questa sera nella Contea Gentile. Ehi, ho la bottiglia di un foglione, esce il cuore, annega il cordoglio, io ho già un vento, sì signor, ma ci sono... Laureandomi a Roma e non trovandomi bene a Roma, sono tornato nel paesino perché mi ero reso conto che effettivamente anche il luogo in cui sono cresciuto, le persone stesse di questo luogo erano molto, molto simili a quegli Hobbit che tanto amavo leggere nel Signore degli Anelli o vedere nei film. Quindi ho capito che di aver sempre vissuto una vita da Hobbit senza saperlo. Erano già anni che avevo deciso di costruire inizialmente una casa Hobbit. Poi un giorno, venendo qui, ho visto questa grande e meravigliosa quercia. Ho detto, cavolo, sembra davvero l'albero della festa di Bilbo e tutto il posto sembra un po' una contea. Al che mi sono informato al comune per chiedere di chi fosse questo pezzo di terra vedendo le misure catastali e mi dissero, Nicolas, è di un signore che è emigrato in Australia 30 anni fa e da allora non è più tornato. Gli ho fatto vedere il progetto, si è consultato con la moglie e poi hanno deciso di venderlo per permettermi di realizzare questo sogno. Al che nel giro di pochi mesi abbiamo realizzato tutto il progetto architettonico delle case Hobbit, che sono molto, molto simili a quelle che si vedono nei film o nelle illustrazioni, ma sono progetti totalmente originali. Tutta la contea, la parte architettonica, nascerà da qui in su, che da sotto sembra molto più piccolo, in realtà è molto più vasto, in questa zona, diciamo a mezzaluna, nasceranno 4 case Hobbit minori, più piccole. Più sopra, invece, oltre la zona della festa, sarà costruita la grande casa. Quindi sì, commercialmente sarà un agriturismo, però praticamente sarà come venire a casa di un cugino che abita in campagna in maniera un po' bizzarra, forse, ma è quello lo spirito che noi vogliamo dare al tutto. A un certo punto ho detto, devo fare qualcosa di talmente epico, di talmente grande, che mi dia visibilità a tutto il mondo. Perché il progetto architettonico ha anche un costo abbastanza alto ed è per questo che qualche mese fa ho deciso di fare un viaggio. Allora ho detto, devo prima farmi conoscere da tanta gente e poi magari aprire un crowdfunding. Già l'avevo in mente. Siamo partiti in 9. Da questa contea, da questa casa Hobbit, a piedi, percorrendo oltre 250 chilometri tra boschi, fiumi, città antiche, montagne, e siamo arrivati distrutti ma felicissimi sulla cima del Vesuvio e lì dentro abbiamo gettato l'anello. C'è del buono a questo mondo ed è giusto combattere per esso. Poco prima di arrivare sulla cima del Vesuvio, sulla caldera, dei ragazzi travestiti da guerrieri di Gondor che ci stavano aspettando da ore, ci hanno portati, parlandoci in maniera proprio completamente fantastica, in mezzo a un boschetto e a un certo punto un gruppo di 5-6 persone vestite da orchi da un bosco ci ha attaccati e abbiamo fatto questa battaglia divertentissima con queste armi di gomma e ci siamo davvero divertiti, è stato uno spasso totale.
sarebbe molto bello vivere tutta la vita da Hobbit, quindi con tecnologie non superiori al 1800. Ovviamente nel mondo moderno questa cosa non è possibile. Non uso il calesse col cavallo, anche se mi piacerebbe. E devo spostarmi necessariamente con l'automobile. Io da più di 13 anni mi sveglio ogni mattina tra le 4 e le 5, il fine settimana anche alle 3, per andare a fare il pasticcere, perché tutti i dolci, tutte queste cose qui, insomma, hanno bisogno di tempo per essere preparati. Buongiorno. Questi dolci, per esempio, li ho fatti io stamattina. Qui sotto adesso andremo nella mia tana. Quando abbiamo ricomprato questa parte di stabile anni fa, ci abbiamo trovato, era pieno di sabbia con dentro degli scheletri di asino. Due o tre scheletri di asino, qualcosa di inquietante. Prima di intestardirmi nel costruire la contea, anche se ci dedico adesso pochissimo tempo, tante passioni. La pittura in primis, sia delle miniature dei giochi di ruolo, dei giochi da tavolo, e sia dei disegni di quadri che provo a rifare. Amando sempre il fantasy, ho sempre voluto metterlo anche nel mio lavoro, quindi lavoro di pasticcere e cuoco. E allora ho pensato di fare micro eventi, già da più di 10 anni fa, a tema fantastico, le tematiche che io preferivo, unendoci il cibo. E i primi Buon Compleanno Bilbo li facevo per amici. E quello di ieri sera è stato il più grande mai fatto. Per creare la rivalità tra le famiglie faranno dei giochi dove molto agricoli, molto ignoranti e divertenti, dove si sfideranno per avere più cibo, più alcol, insomma anche più divertimento. Allora, ci siamo? Non ho sentito, ci siamo? Siete più di 400 Hobbit! Il primo che prenderà la caciotta se la porta al tavolo. Pronti? Partenza! Sono sempre stata una persona molto particolare e per niente attenta a ciò che gli altri dicevano sul mio conto. Quindi è da tutta una vita che ho un po' questa nomea di, insomma, ragazzo un po' strano, un po' particolare. Se le persone mi vogliono bene, se mi acclamano come hanno fatto poi ieri sera, è perché sanno che non c'è un personaggio dietro, c'è la persona. Io, tutti mi chiamano Bilbo, anche se in realtà, ecco, proprio per discostarmi un pochettino da quello che sono i copyright, eccetera, eccetera, preferisco farmi chiamare Nicolas, ma va bene uguale. Io voglio farmi vedere per quello che sono. Secondo me il motivo principale per cui ho amato dall'inizio così tanto Il Signore degli Anelli è stato proprio il rapporto di amicizia che si instaura tra i protagonisti. Perché secondo me effettivamente tutti noi ci sentiamo un po' soli in questa vita e andiamo sempre alla ricerca di persone come noi che ci capiscano quando ci guardano negli occhi. E in quei libri, certo, c'è tutto un contesto fantastico, magico, quello che vuoi, ma il cuore originale di tutto è l'amicizia, è l'amore tra le persone. La bellezza di una vita da Hobbit, in fondo, che cos'è se non stare con delle persone che conosci e che ti conoscono in un luogo familiare?